Ciao! Ti metti sempre col braccio ho davanti. Ho capito, sta pala meccanica. Bentornati in un nuovo video e vi ho portato i pacchi. Ciao, ho portato ragazzi. I pacchi. E l'ho portato in un video anche un po' particolare, perché questo è un I call you, perché queste idee malsane mi vengono solo su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. E vi avevo chiesto di mandarmi delle email con il vostro numero di telefono. Me l'abbiamo dati a tutti i numeri. Ovviamente no. E quindi fra più di 1000 numeri di telefono sceglierò qualcuno da telefonare, appunto, e cercheremo anche di fargli degli scherzi. Ecco perché mi sono portata da lui, perché sì, magari tu sei più bravo di me, ma anche perché nessuno se l'aspetta forse. Iniziamo. Dai, iniziamo. Dai, vai, partiamo. Andiamo a comando. Andiamo a telefonare. Ok, io direi di iniziare con l'ultimo numero di telefono che mi è stato mandato. Per la serie gli ultimi saranno i primi. Sì. Vai. Dici che è un pacco da qualcuno, cioè che non si aspetta. È di domenica poi il pacco. È vero, oggi è domenica. Pronto? Sara? Sì? Scendi? Sono Fausto, scendi. No! Richiama, richiama, richiama. Pronto? Sara, scendi. Oddio mio. Ciao Sara. Ciao. Ciao Sara. L'ho fatto passare Fausto. Sono Fausto. No, ti prego. Di dove sei? Sono di Firenze. Ah, di Firenze. Quindi non ci stava neanche alla parlata romana. Cioè, ti ha sgamato subito. Ciao. Un bacio enorme, Sara. L'abbiamo traumatizzata, secondo me. Cindy, Cinzia. Pronto? Ci sono dei fiori per te. Se puoi scendere giù. Sei Cinzia, scusa. Okay. Pasquale. Oddio, non ti posso credere. Ma che stavi facendo, Cinzia? Sì, sono io forse, non lo so. Dove sei, Cinzia? Taormina. Taormina, noi siamo stati quando? 4 anni fa. 4 anni fa. Sì. Io vi seguo da quando avete iniziato a fare proprio i video. Mamma mia, date una medaglia grande. Ora. Sei una grande. Sì, guarda che la copertina fino a Neverstore. Ah, sì, sì, aspetta, mi ricordo perché me l'hai mandata tramite, cioè mi avevi scritto anche tramite Facebook. Sì. Dai, facciamo un po' di spam, è un canale, giusto? Sì, sì. E allora spammiamo. Sto andando a studiare a Roma all'Accademia di Musica a settembre perché vorrei diventare un artista. Cindy Gullo. Cindy Gullo. Cindy Gullo è il canale. Ok. Io suonavo il flauto. Non è vero. C'ho un posto per... Madonna, spero. Non vedo l'ora. Ok. Grazie mille. Di niente. Ciao, ciao tesoro, ciao. Chiamiamo Jessica, okay, che ha scritto gli hashtag mai una gioia, disagio, ti adoro, colmi. Vediamo di dare un senso al mai una gioia. Cioè ti chiama Nadia e ti rompe. Pronto? Jessica? Puoi scendere, yeah. Puoi scendere un attimo. Sono Fausto, il nipote di zio Mario. E zio ti ha mandato le patate al forno. Aspetta che ti passo mamma. No, 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 Jessica, sono Nadia. Scusa. Però ce l'hai uno zio Mario, scusa. Ciao Jessica, scusa, ci volevamo fare degli scherzi, ma se mi passavi tua madre poi era troppo. Di dove sei? Aquino, provincia di Frosinone. In provincia di Frosinone. Ciao. Ciao. Zio Mario. Vedi che zio Mario ce l'ha per tutto. Io non ho uno zio Mario. Io neanche. Sono il classico dell'operatore telefonico. Io ho lavorato in un call center, quindi so che cosa vuol dire. Ho raccolto tutte le maledizioni delle persone. No. No. Penso non che non ti rispondo, che dobbiamo stare fino a dopo domani. io voglio sperare fino alla fine. Tra un po' esce l'operatore. No. Cagare. Federica. Pronto? Federica? Chi era Scream? Ci proviamo? Sì. Servizi di segreteria? No. Pronto? Pronto Laura? Sì. Ciao, siamo di Fastweb. Mi dica. Senta, volevamo farti un'offerta per il periodo estivo. 5 giga, 1000 minuti e 1000 messaggi. A quanto? Senti, 5 euro al mese e partecipi al Fausto Free. La tariffa che si chiama Fausto Free. Tanto. Federica? No! Chiamiamola. Informazione. Tu non si chiamava Laura, non Federica. No, tu mi hai detto Federica. No, all'inizio l'abbiamo chiamato Laura e poi Federica. Oddio, ma siamo, scusa, degli imbecilli. Federica? E perché prima forse si chiamava Federica la ragazza. Siamo due imbecilli, ragazzi. Dai, riprova. Laura, scusa.
Scusami, ti volevamo fare uno scherzo, siamo Paki e Nadia. Non ci siamo riusciti perché a un certo punto ti abbiamo chiamato Federica. Non capivo perché. Senti, però era conveniente il posto free. Ci va a capire, sono in un negozio, c'è la musica, non capivo. Di dove sei, Laura? Di Marcina Bianca, vicino a Taranto. Grazie per avermi chiamato. Ma che, di niente, un bacione. Mia sorella Emanuela. Ah, ok, direttamente. Vabbè, e forse la ragazza che abbiamo chiamato Emanuela. No, bacione. Francesca? Salve, allora noi siamo della redazione di Mediaset. Senta, l'abbiamo chiamata perché lì è stata estratta come concorrente per partecipare a un programma che si terrà nel mese di novembre. Diciamo il provino è tra un mese, quindi poi la ricontatteremo. E non so se segue un po' YouTube. Sì, un po'. Lì in pratica parteciperà al programma con Nadia Tempest. Sì, conosco Nadia. Che si farà in pratica a casa sua. Cioè lì dovrà stare una settimana a casa di Nadia con altri tre concorrenti. È una specie di grande fratello. Quale? Sì, sono Pasquale. Mamma mia, ma ti immagini stare una settimana a casa? Avrebbe continuato per ore, ti iniziava, non so, a dire dovrei lavare Anush, il cane, sì, quindi da mangiare gli animali. Sono felicissima, anche di notte puoi chiamare. Okay. Di dove sei, Francesca? Franci? Poi... Io sono nata a Salerno, okay. Abito al nord. Ciao! Ciao! Uno scherzo telefonico con Anigenin. Laura? Ascoltami, c'è anche un mio amico qui con me che dice che tu ti vedi con Marco. Io sono la ragazza di Marco. È vera questa cosa o no? Perché, cioè, prima di tutto mi arrabbio. E seconda cosa, cioè, dimmi la verità, perché io non posso stare con una persona che mi tradisce con te. Ma dov'è che vai a scuola tu, scusa? Andiamo a scuola, nella stessa scuola. Sono sicura che tu ti ricordi. Mi chiamo Fausta. Fausta. Ma io non ti conosco. Ascoltami, mi dici o no, a posto di farmi altre domande, mi dici semplicemente se ti vedi con Marco? Ci sono delle foto. Marco. Lo conosci Marco almeno? Perché ci sono delle foto in cui siete insieme. No, non lo conosco Marco. Ascoltami, allora facciamo una cosa, quando vuoi ci mettiamo d'accordo, vengo con Marco, Fausto e Rossana. No, ho detto la voce. Ma è Nadia? Con Rossana? Anche Paki? Ciao Laura. Paki, ti ho detto, chi è questa che mi chiama di Marco? Di dove sei, Laura? Del Veneto, di Treviso. Era anche difficile da copiare come accento. Grazie, ma di niente, grazie a te per essere stata allo scherzo. Tutti quanti i tuoi video li adoro. Grazie. Fai tutti quanti i video, fai troppo ridere, ti vedo tutti quanti. Allora ti arriverà presto per posta una medaglia, va bene? Ciao. Pronto? Buonasera Valeria. Sì. Siamo della redazione di Mediaset. Lì è stata scelta per partecipare a un programma che si terrà tra un mese. Se vuole saperne di più può dire innanzitutto se accetta. No, mi dispiace ma non sono interessata. Era un programma con Nadia Tempest. Ciao! Di dove sei? Oddio, ciao! Di Fondi, è Latina. Ah, di Latina, in provincia di Latina. Un bacione tesoro, grazie, scusa il disturbo ancora. Ciao! No, grazie. Ciao! Fai quello di zio Mario, mi piace troppo quello di zio Mario. Pronto? Ilaria? So zio Mario, Ilaria? Puoi scendere due minuti, ti do le cozze. Ilaria? E vuoi le cozze là o no? Ilaria, sono Nadia, cioè lui è Paki. Pronto? Ilaria? Ilaria? Chi è? Ilaria, sono zio Mario, ti ho detto e cozze le vuoi o no? Sto giù, sto aspettando da due minuti. Cosa? Ma io forse la tua voce la conosco. E sono zio Mario, è normale che la conosci. Ilaria, e sono... Pasquale? Sì, Ilaria, sono Nadia, mi sto rotolando a te. È Nadia? Sì, sono io, ciao Ilaria. Ciao Nadia. Ciao. All'inizio sembrava la voce di Pasquale, però non avevo capito che era... Di dove sei, Ilaria? Sento un accento partenopeo. Ad Ischia. Ad Ischia. Ah, noi siamo stati a Ischia quanti anni fa? 3 anni fa. Tu sai dei miei amici che fanno i cantanti?
Ma certo. Certo. Dico Salvatore Giuliano Desideri. Zio Mario. No, zio Mario non lo salutiamo. Ciao Nadia, un bacio. A presto, ciao. Ciao, ciao. Abbiamo anche aiutato le persone a salutarsi tra di loro. Bravo. Ok, noi abbiamo provato a chiamare tantissime persone, che ovviamente ho tagliato le parti, che purtroppo non hanno risposto. Sono certa che avevate di meglio da fare che Menan rispondere Giulia, a due scemi. Mi raccomando, occhio a zio Mario, che potrà sempre colpire. Con le patate o con le cozze. Un bacio e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui. La prossima volta facciamo fare una scherzata e facciamo abbagliare, tipo pronto, wow, ciao!